Federico Cerulla intervista Stefano Garroni. Come risolvere al più presto le divisioni della sinistra per ottenere un consenso convinto e omogeneo e capace di evidenziare le peculiarità di chi si sente popolo della sinistra, in una realtà come quella italiana pervasa da inciuci e clientele, personalismi, assenteismi, astensionismi, eccetera, eccetera? L'unica maniera per fare tutto ciò è la bacchetta magica. Se parliamo invece seriamente, dobbiamo dire che all'interno della cosiddetta sinistra esistono contraddizioni, per fortuna, ed esiste una componente che è diffusa nei vari gruppi, che spinge verso un'organizzazione più seria, unitaria, nel senso dell'unità dei lavoratori, e una parte che invece è tutta interna alla logica della democrazia borghese. E chi delle due componenti, quale delle due componenti avrà la vittoria, ovviamente lo vedremo. Come, che fare e con quali risorse penserebbe di ricreare un progetto di salvezza socio-economico per il Paese? Mi guardo bene da assumermi questo ruolo che mi pare molto da Gesù Cristo. Io cerco di comprendere il mondo in cui sto, confrontando la situazione con gli strumenti che il marxismo mi offre, modificando certi aspetti del marxismo che mi pare non siano proponibili più e forse non sono neanche mai stati proponibili, ma salvando quel nucleo forte intorno a cui può ricostruirsi un gruppo dirigente con i piedi per terra, cioè con una base scientifica, storica, che possa essere autore di un processo di riaggregazione di un movimento di classe.